qui a 10 anni come cambierà l'industria, come cambierà in sostanza l'impresa in Italia? The next 10 years how will industry and the enterprise change in Italy? Well, that depends on the industry itself, because they will have to change, otherwise they have no future. So it's their own choice, but in the future things will in general change faster and faster. So what they have to build is organizations which are able to continuous change, and then they have to become much better to work together, because the future will be more hyper specialized. So you need to put together different competences to compete in the global market. Il cambiamento dipende dalle singole imprese e dalle singole industrie. L'unica cosa certa è che il cambiamento sarà sempre più veloce, quindi le imprese si dovranno adattare a questa velocità di cambiamento e dovranno anche imparare a unire i propri sforzi per affrontare meglio i cambiamenti del mercato. Quindi aggregazione di imprese. So, enterprise clusters. Enterprise clusters has a future, but in the industrial time they were not working together, they were competing, and that was also very positive, and they were very geographically. In the future, they have to be more open, and they aren't necessarily geographically constrained. They can collaborate with competences from all over the world. Quando si parla di cluster, però, si parla adesso più di competitività fra le diverse aziende. Invece dovrebbero imparare a collaborare, e questa collaborazione non deve avere un limite geografico, devono anche aprirsi, quindi non essere... non lavorare insieme una contro l'altra, ma proprio aprirsi anche a livello... Non dei cluster territoriali, ma dei cluster internazionali. Non local clusters, but international clusters. No, and actually we are seeing right now that clusters are more agile and able to change faster than traditional very big corporations. So if small companies work together the right way, they can outcompete big companies. We have several cases of that. So clusters have a future if they are able to adapt. Allora, i cluster sono la risposta del futuro se sono in grado di adeguarsi ai cambiamenti, perché mentre le grandi industrie più difficilmente affrontano il cambiamento, i raggruppamenti, quindi i cluster di piccole imprese, possono farlo meglio e quindi rispondere in maniera più efficace. Professor Azzeni, lei ha fatto un intervento molto duro. O si fanno le riforme strutturali o non si va da nessuna parte. È assolutamente così. E dove bisogna intervenire? Bisogna intervenire in moltissimi campi. In primo luogo bisognerebbe fermare la non utilizzazione dei fondi comunitari, che è uno spreco assurdo. Bisognerebbe cominciare a utilizzare bene il fondo sociale per la formazione professionale, migliorando le competenze di cui c'è un grande bisogno soprattutto nelle piccole e medie imprese. Bisognerebbe certo agire sul cuneo fiscale e ridare potere d'acquisto alla gente. Bisognerebbe agire sulle grandi fonti di spesa come la sanità, bisognerebbe migliorare la logistica e i trasporti. Insomma, la lista è infinita, non c'è settore nel quale non bisognerebbe, invece di fare dei piccoli aggiustamenti alla giornata, in cui bisognerebbe guardare in profondità e cambiare il modo per affrontare, per veramente muoverci alla stessa velocità in cui si muove il resto del mondo. Da qui a 20 anni come vede l'industria, l'impresa italiana? L'impresa italiana è, media italiana, è la più produttiva d'Europa. Il problema è che di queste imprese ne abbiamo troppo poche. Bisognerebbe che tutti sviluppassimo delle politiche per permettere alle piccole imprese di diventare medie, e di diventare quindi medie che possono investire di più in innovazione e andare all'estero, perché è soltanto così, andando nel resto del mondo, che le imprese italiane possono assicurare il benessere per l'Italia.
Presidente, si parte allora? Sì, siamo partiti, oggi è il primo incontro, adesso per 45 giorni, mattina, pomeriggio, sera, quasi di ogni giorno, beh, non esageriamo, però gli appuntamenti sono moltissimi, affronteremo con interlocutori del territorio, con interlocutori che giungono da molto lontano, le varie tematiche di approccio al futuro. Un futuro non solo sotto il profilo economico, sotto il profilo sociale, sotto il profilo del welfare, sotto il profilo delle tendenze. Dobbiamo un po' capire e dobbiamo metterci in testa che quello che è stato nel passato non sarà replicabile, ma qual è il futuro che ci aspetta? Questo è un punto di domanda e questi 45 giorni serviranno per confrontarci. Ecco, le faccio allora questa domanda di previsione. Da qui a 20 anni l'impresa friulana come cambierà? Questa è una domanda da 100 milioni, indubbiamente è un'impresa, come è stato riportato, con caratteristiche piccole, talvolta medie ma più delle volte piccole, e quindi se continua ad avere questa capacità di innovarsi e di essere presente sui mercati internazionali come lo è stato soprattutto nel passato, io penso che uno spazio ci sarà. È indubbio che però il Fasin da Bessoi ormai è tramontato, bisogna chiaramente soprattutto su alcune funzioni, quelle funzioni di marketing, le funzioni sull'internazionalizzazione ed altre, aggregarsi, quindi ci sono opportunità, contratti di rete, forme associazionistiche, tutto quello che vogliamo, ma all'avere un peso, una dimensione maggiore per essere più competitivi in un mondo che non sta cambiando, ma è cambiato radicalmente, questo è obbligatorio, altrimenti si rischia veramente di essere emarginati. Partono gli eventi del Future Forum, parte questo Be New, essere nuovi. Allora, che cosa rappresenta questo ciclo di incontri per la città di Udine, Assessore? Beh, è doveroso fare i complimenti alla Camera di Commercio per questa importante iniziativa. Nel momento in cui c'è una crisi economica è innanzitutto fondamentale cercare nuovi paradigmi per ripartire e bisogna farlo soprattutto con competenza e con convinzione. La Camera di Commercio lo sta facendo, noi siamo della partita e appunto proprio la prossima settimana inaugureremo un Fab Lab temporaneo, che è un laboratorio di fabbricazione in cui le nuove tecnologie e appunto l'informatica va a creare nuovo artigianato, in cui ognuno può costruire propri oggetti da sé, è quella che Rifkin chiama la terza rivoluzione industriale. Quindi appunto anche noi del Comune di Udine, in collaborazione con Confartigianato e Camera di Commercio, daremo questo piccolo contributo. Allora, un occhio al futuro, da qui a 20 anni come vede la città di Udine? Beh, da qui a 20 anni la città di Udine è una città della conoscenza, una città in cui è facile accedere alle informazioni, ad esempio appunto nei prossimi anni pensiamo di puntare sempre di più sulla diffusione del wifi, quindi appunto sull'accessibilità. In questo momento appunto la differenza è di opportunità, cioè chi ha le opportunità può svilupparsi, può crescere, chi invece è tagliato fuori è in difficoltà. Credo che la nostra impresa, l'impresa del comune, l'impresa del pubblico sia quella di creare le condizioni migliori per lo sviluppo e noi cercheremo di farlo. Quaglia, allora abbiamo cominciato. Abbiamo cominciato con Arzeni e con Kjeldsen, abbiamo cominciato con due sguardi sul futuro, due sguardi che rappresentano anche due culture, di Arzeni, Oxe, molto impregnata di un'esperienza europea diretta, concreta, che è quella dell'Oxe, e abbiamo ascoltato invece i trend, gli scenari, i mega trend, gli scenari che proponeva invece Kjeldsen. Abbiamo cominciato già a comprendere che cosa significherà questo viaggio, questo forum. Rappresenterà l'opportunità per ascoltare che cosa si sta preparando, quali sono i limiti, ma soprattutto le opportunità dei prossimi 15-20 anni. Senta, questa settimana è dedicata un po' all'impresa, all'industria, al mondo del lavoro. Come cambierà, secondo il suo punto di vista, da qui a 15-20 anni? Per quello che ascoltiamo dalle analisi dei principali istituti di ricerca, cambieranno alcuni elementi cardine di un sistema che in questo momento non è solo in crisi economica, ma in una crisi strutturale che porterà dei mutamenti radicali, che non rappresenteranno più quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Passerà attraverso questa nuova fase un principio di eterogeneità, ad esempio per i distretti, non si lavorerà più su distretti monosettoriali, ma verso cluster, dove si incontrano esperienze diverse che tra loro
lavoro si completano, quindi il principio della rete, del networking, della collaborazione, che in qualche modo dovrà segnare anche un panorama produttivo che fino adesso ha visto una fortissima competitività tra aziende, che invece dovranno cominciare a fare più rete, associazione, fare forze insieme per penetrare e per risolvere alcune questioni di mercato che diventeranno decisive in un mondo globale. Dall'altra parte impareremo che il lavoro cambierà non solo per la capacità di potersi muovere a distanza e poter lavorare non laddove ha sede il proprio lavoro, ma soprattutto perché ci inviterà a coltivare anche due o tre carriere contemporaneamente. La flessibilità non deve più significare precariato, ma deve significare l'opportunità di attraversare esperienze e professioni diverse.